All'interno di questo museo, che è uno scrigno di tesori, si possono trovare vari oggetti, non solo preziosi dal punto di vista materiale, ma anche storico. Oltre al Sacro Catino, già citato e che i nuovi recenti studi hanno dato nuova luce, possiamo trovare la bolla di consacrazione della cattedrale, che ci ricorda che è 900 anni che la nostra cattedrale è diventata cuore della città. E il piatto che avrebbe ospitato il capo decapitato del Battista, un piatto in un materiale particolare che è il calcedonio, di cui vi rivelerò le cose più importanti e segrete, ovviamente, che scoprirete venendo alle visite. Questo spazio, inoltre, è uno spazio seminterrato, nato dalla creatività, ma anche dalla bravura di Franco Albini, che ha saputo sfruttare uno spazio che non esisteva, coprendolo al di sopra con uno piazzale dove adesso sono ospitate e posteggiate le macchine della Curia Arcivescovile, con un pavimento a rissè genovese, quindi sfruttando anche le tipicità delle manifatture locali. Uno degli oggetti poco conosciuti è la croce degli Zaccaria, una croce donata dalla famiglia degli Zaccaria alla cattedrale, oggetto da sempre utilizzato per la consacrazione del Doge in cattedrale e poi usato attualmente per l'adorazione della croce durante il Venerdì Santo. Quindi questi oggetti sono oggetti vivi, un po' come un altro oggetto simbolo di questo museo, l'arca che viene usata per portare in processione le ceneri del Battista il 24 di giugno, santo patrono di cui ci sono state fatte tante opere decorative, artistiche, per onorarne e ovviamente dargli grande tributo. Quest'arca è portata da sempre, almeno a partire dal 1455, in processione e con le ceneri del santo sino al mare, e il cardinale arcivescovo le preleva dalla cappella del Battista che le ospita tutto l'anno e vengono portate in processione in quest'arca con una processione così folcloristica che poche città hanno.